Eccoci, e allora per commentare questo successo importante del Catania, 3-1 oltre le vicissitudini, sono arrivati tre punti pesanti dopo tre pari di fila. Sì, finalmente abbiamo vinto perché avevamo fatto delle ottime prestazioni e non siamo mai riusciti a vincere, abbiamo fatto troppi pareggi e oggi siamo stati premiati. Quanto è difficile, sembra un discorso retorico ma non lo è affatto, isolarsi da tutte le chiacchiere che ci sono intorno al Catania in questo momento, con tanti calciatori importanti che hanno già salutato e altri che lo faranno, però siete lì in zona playoff, siete una squadra che è costruita per vincere e volete continuare a provarci nonostante tutto. Sì, non è un momento facile, però grazie a Torre del Grifo che siamo un po' isolati, staccati, riusciamo a concentrarci all'obiettivo che il nostro è il campo, di dare il massimo e di lottare fino alla fine. Angelo, passo l'auricolare a Davis Curiale con una tua domanda, poi concludo io perché i tempi sono molto ristretti, prego. Sì, buon pomeriggio Davis, per te un momento insomma particolarmente prolifico, hai segnato con il Potenza, anche oggi hai dato il là alla rimonta del Catania, calciatori che vanno, calciatori che vanno via, calciatori che arrivano, va via Di Piazza, però insomma con Sarno e Curcio avete due buoni rinforzi, no, da qui alla fine. Sì, Vincenzo, il rientro di Vincenzo è molto importante per noi perché è un giocatore che quando sta bene ti fa la differenza. Oggi è entrato bene e ci ha risolto la partita. Curcio è un bel giocatore, è venuto qui a rimettersi in gioco, che non giocava da tempo a Vicenza e abbiamo visto che qualità ha, quindi speriamo che da qui alla fine arrivi qualche altro giocatore che sposa la nostra causa, che è di combattere e di lottare contro tutti. E concludo io riprendendo l'auricolare, oggi un gran bel gol, ne fai di tanti modi, in acrobazia, ma in generale nel repertorio sono ampi, bello però il duello con Tonti, davvero una bellissima sfida nella sfida. Sì, volevo far gol di prima col destro ma è stato intercettato dal difensore in scivolata e ci ho creduto, mi sono rigirato che la palla era rimasta lì, ho tirato di sinistro nonostante avessi un dolore abbastanza fastidioso al ginocchio, però è andata bene. Questo Avellino come l'hai visto? Molto bene, il mister Capuano è molto preparato come allenatore, le sue squadre sono fastidiose, si difendono bene, però alla fine la nostra voglia di vincere ha prevalso. Grazie Davis Curiale.